parla di migranti, sono ripresi gli sbarchi, forse non si sono mai interrotti, sono diminuiti solo di numero. Salerno si è dimostrata però da questo punto di vista una città efficiente e accogliente. Assolutamente sì, come è noto abbiamo specializzato una nostra qualità dell'accoglienza che impatta il minimo indispensabile sulla normalità della città, nel rispetto dei momenti umanitari che vanno considerati. Abbiamo sempre sostenuto che noi siamo una città accogliente, accogliamo con disponibilità e lungimiranza, ma siamo nello stesso tempo assolutamente rigorosi sull'esigenza di richiedere il rispetto delle nostre regole e delle nostre leggi. La Questura sta effettuando una serie di operazioni che rasserenano il clima, facendo in modo che l'aspetto della migrazione sia considerato per quello che è un fatto umanitario, che naturalmente deve essere, come dire, dal quale va espunto il problema della criminalità, che va perseguita con fermezza e con durezza, senza se e senza ma. Il convegno di quest'oggi è un tentativo di specializzare gli operatori dell'accoglienza. Noi ci troviamo in costanza di una modifica radicale degli scenari sociali nei quali ci troviamo a muovere e dobbiamo imparare una nuova lingua, e la dobbiamo fare trasferendo esperienze e saperi tra operatori, forze dell'ordine, enti locali. E questo è uno degli scopi che il convegno di quest'oggi si pone. Credo che sia un fatto fruttuoso. Nino Savastano, dal canto suo, ha raccontato la nostra esperienza nel settore, e quindi credo che anche di questo si possa far tesoro nel convegno stesso. Sindaco, oggi pomeriggio c'è un incontro al Galiziano con i residenti, insomma, per provare, come dire, a trovare una sintesi sul progetto della nuova chiesa. Cosa andrà a dire il Comune di Salerno? Ma il Comune di Salerno ha chiesto che di questa chiesa sul progetto si dibattesse in pubblico. Abbiamo organizzato un incontro al quale invito i cittadini interessati presso Salerno Energia, ovvero la vecchia azienda del gas per intenderci, nel salone di rappresentanza, e lì terremo questo confronto, questo incontro nel quale i progettisti racconteranno il frutto delle loro elaborazioni, i cittadini potranno capire bene di che si tratta. È un'opera che ha molti spunti sociali, perché ci saranno delle sale che saranno messe a disposizione del quartiere, dei luoghi di riunione, delle possibilità associative, e quindi è qualcosa che va valutato con serenità, al di là dei veti pregiudiziali che vengono in Italia, ahimè, sempre più generalmente posti. Insomma, c'è il no vax, no tax, non so più che cosa, qualunque cosa si faccia c'è immediatamente qualcuno che dice no, il che naturalmente è assolutamente legittimo. Lì si faranno valere le opinioni di ciascuno in un ragionamento che io credo sia franco, costruttivo e semplice. Credo che è una buona cosa che abbiamo fatto. Assessore, oggi un confronto sul tema dei migranti, un argomento particolarmente importante per Salerno. Sta per arrivare una nuova estate, presumibilmente una nuova estate di sbarchi, magari non con i numeri degli anni scorsi. La città ancora una volta è pronta a fare la propria parte. Noi questo non lo sappiamo, così da sempre non sappiamo se arrivano sbarchi. La nostra macchina organizzativa è collaudata, insomma, se questo è, significa che ancora una volta ci faremo trovare pronti, insomma, per rispondere a queste esigenze. Il confronto di stamattina è un seminario importante, perché c'è un'azione messa in campo dal Ministero sul rientro volontario ed assistito del migrante presente sul nostro territorio. Io credo che questa è un'opportunità importante che viene data, e un'altra delle tante azioni fatte dal Ministro Minniti, insomma, per cercare nel migliore dei modi, insomma, di mettere in campo azioni che vanno soprattutto a favore delle persone migranti sul territorio nazionale. L'obiettivo è formare soprattutto anche la squadra dell'accoglienza qui a Salerno, non solo. Ma noi abbiamo un terzo settore, l'ho detto prima nel convegno, abbiamo un terzo settore che professionalmente è veramente specializzato e preparato, perché si occupa di accoglienza nella nostra città da tantissimi anni. Al di là di quello che è stato il fenomeno migratorio avuto negli ultimi 4 anni, noi a Salerno abbiamo tante associazioni di volontariato, tante associazioni come dire, legate al mondo cattolico, che sono state sempre attive e presenti sul territorio nelle politiche
di accoglienza ed integrazione sul nostro territorio. Quindi Salerno è stata, come dire, mai trovata impreparata fin dal primo sbarco, ma questo sicuramente è frutto di un'azione fatta sul territorio da quello che dicevo prima, dall'azione di volontariato che lavorano veramente con grande professionalità e serietà.